Hola e benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente facciamo un bel make-up estivo seguendo alcuni trend TikTok e vediamo un po' come sono, così ci divertiamo. Allora, innanzitutto ho appena tolto questi patch super super freschi, raga, sono da mettere in frigo, tipo li lasciate così un attimino e vi sgonfia tutto, cioè veramente sono la vita. Adesso ormai sono diventati belli e caldi, ero prima così distesa nel mio salottino e niente, mi piacciono troppo, secondo me perfetti appunto per l'estate. Faremo una full face NYX Professional Makeup con tutti i prodottini nuovi, cioè raga, ci sono alcuni prodotti wow, ma iniziamo subito dalla base, ovvero utilizzando i primer. Questo primer rinfrescante in realtà è un 10 in 1, va a idratare, levigare, lasciare la pelle proprio rimpolpata, perfetto pre fondotinta, ad avere una base un pochino più idratata per non avere poi zone un pochino più secche. È veramente tutto. Se volete un primer poi bello fresco per l'estate, da aggiungere al carrello. Lo vado quindi ad applicare per bene su tutto il viso. È diventato il mio preferito. Questo è l'effetto sul viso. E invece se state cercando un primer più rimpolpante, che diventi un po' sticky così che il fondotinta si aggrappi bene, assolutamente vi consiglio lui, il Plump Right Back. Quello qua, questo qui è nuovo, appena arrivato, mi hanno fatto rifornimento dei prodottini che avevo terminato. Invece, se volete qualcosa di più levigante, assolutamente il Dermamelt Primer. Lui. Hanno tre consistenze diverse e ovviamente in base alla vostra esigenza sicuramente troverete quello più adatto a voi. Una cosa che mi piace comunque è che mischiano anche skincare e makeup. Infatti questo qui che vi ho mostrato ha all'interno anche la niacinamide, quindi adoro. Passiamo quindi al primo hack, ovvero quello per le sopracciglia. Prima cosa andiamo a scegliere la nostra matita. Io utilizzo la Micro Brow Pencil nella colorazione Espresso. È super super sottile, dall'altra parte abbiamo anche lo scovolino per pettinare le sopracciglia. Quindi cosa fa? Dall'inizio del sopracciglio fa una righetta verso il basso, giù fino a qui, e poi risale fino al picco del sopracciglio. Dopodiché scende giù, e unisce i vari punti, quindi così. Non capisco però tutto questo spazio vuoto, boh. E sono anche abbastanza nette le righe. E poi ovviamente congiunge anche il tutto fino al punto qui sotto. Ultima parte, giustamente nella parte iniziale, fa dei peletti. Tac, 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 tac. E questa matita è perfetta perché è veramente super sottile. E poi niente, fa così. Letteralmente sfuma tutto. Sì, il problema è che io qua non ho peli. Morta! Allora, è comodo per capire la forma, comunque ti aiuta un sacco a stabilire una forma decente alle sopracciglia. Una cosa, appunto, se hai le sopracciglia come le mie con un po' di buchetti, poi bisogna per forza andarle a riempire, non basta fare quel disegno e sfumare. Però ti dirò, l'effetto finale non è male, però sono un po' più grosse rispetto a come le faccio io, ma ci stanno. Tutto sommato, che dite? Primo hack direi promosso. Facciamo anche quest'altra. Ok, fatte le sopracciglia andiamo a fissarle per bene con la The Brow Glue. Questo è proprio il top per andare a fissare, lasciare che i nostri peletti stiano fermi per tutto il giorno. Prodotto must have di NYX Professional Makeup, anche lui da aggiungere al carrello. Rieccoci qua, ho fatto la base, ora possiamo passare all'hack per l'eyeliner. Raga, quando l'ho visto non ci credevo. Allora. Come eyeliner vado a usare ovviamente l'Epic Ink Liner nella colorazione brown, cioè sia black che brown, io amo quella marrone. Ve le faccio vedere swatchate entrambe. Sono di una pigmentazione pazzesca, in setole, veramente super duraturi, facili da applicare. Io li amo, quello sopra è il nero e quello sotto è il marrone, è un marrone abbastanza scuro, intenso, veramente bellissimo. E proviamo a vedere cosa esce fuori. Allora, semplicemente metteva la mollettina in questo modo e andava a riempire il buchino. Forse ho colorato troppo anche sotto, però è figo perché sembra che ho due lineette di eyeliner. Comunque, vado semplicemente a portare l'eyeliner un pochino giù. Beh, se poi lo colleghi, in realtà praticamente è già fatto, solo che non so se voglio lasciare questo spazietto, penso che lo vado a riempire.
Riproviamoci. Non riuscirò mai a fare la stessa posizione, ma vado a metterlo così e andiamo a riempire dentro. Meglio, secondo me, le loro forcine erano diverse. E congiungo. No, è venuto tipo un corno. Che fail! Allora, no, secondo me questo pium 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 bocciato. Proviamo a fare almeno l'angolo interno, sperando che ci esca, quindi vado a colorare la nostra forcina e vado direttamente qui. Questo funziona. Funziona molto bene, anche perché essendo così piccolo riesci proprio a essere preciso. Miracolo! Una cosa funziona! Mi chiedete sempre come fare l'angolo interno. Questo hack magari potrebbe essere utile anche per voi. E poi congiungo con una lineetta anche la parte sopra. Applichiamo le ciglia finte, ovviamente queste qui, le Jumbo Lash, questo modello qui, le amo. Altro hack che ho visto fare è quello di mettere la ciglia finta un pochino più all'insù per far sì che lo sguardo sia liftato. Probabilmente si vedrà che è staccato dal mio occhio, però molti lo facevano, quindi vedete che sembra più liftato. Ho lasciato tipo qualche millimetro tra la mia pelle e la ciglia finta. E poi andavano a colorare con l'eyeliner, quindi aspetto un attimino e poi sistemo. Questo è l'effetto, quindi secondo me dal vivo si vede troppo che è staccata, però poi magari col mascara e tutto no. Lo scopriremo. Vado a mettere anche l'altra. E per applicare le ciglia finte io amo questa 2-in-1 liner e adesivo, appunto, sempre di NYX Professional Makeup, perché rende il tutto più semplice. Facciamo una piccola piccola lineetta. Io ne applico anche un po' sulla ciglia. E poi tac, basta appoggiarla e praticamente fa tutto da solo. Non ci sarà più problema di colla che gira, vaga, che non si asciuga. Cioè, fatto. Se avete problemi ad applicare le ciglia finte, provatelo e poi tornate qua e ditemi. Melissa, hai ragione, è facilissimo. Comunque, passiamo ora agli hack per le labbra. Ne ho diversi, quindi proveremo diversi prodottini. Andiamo a prendere la mia colorazione preferita della loro matita. Si chiama proprio Total Balder 07, è bellissima. Allora, all'inizio fa una X, tac e tac, e poi collega le due parti in alto. Io seguirei il mio labbro e farei tipo invece lei va dritta, quindi anche un po' rientrante, non segue proprio il labbro, anche perché, vabbè, dipende dalla tipologia di labbro, ma di solito c'è tipo una righetta più chiara esternamente, ecco, lei la lascia libera. Forse fa effetto un pochino più bambolina, ma su di me, boh, sembra che rimpicciolisca le labbra, vabbè. Anche sotto, quindi andiamo a sbordare un pochino al centro. Queste matite sono super scriventi e cremose, io le amo. E poi congiunge il tutto, lasciando sempre la parte qui un pochino più dritta. E questo sarebbe l'effetto, ok? Ora andiamo ad applicare il nostro rossetto liquido, colorazione 18, un bel rosso acceso. Avendo la matita marrone lì sotto renderà tutto più tridimensionale. Ora aspettiamo che si asciughi e applichiamo la parte glossata, che è fondamentale sia per settare il tutto così che appunto il rossetto duri tutto il giorno, che per avere un effetto un pochino più lucido, le labbra più idratate. Poi ovviamente si può anche togliere, però io vi consiglio sempre di applicarlo perché sennò l'effetto appunto non sarà sia confortevole che duraturo come al solito. Quindi aspettiamo un attimino e applichiamo il lucido. Andiamo ad applicare il lucido. Et donc, questo è l'effetto. Beh, dai, tutto sommato mi piace. Sono un pochino più bambolina, sì. E questo è il primo hack. Passiamo al secondo. Ora, molto difficile toglierlo. Come vedete, rimane lì. Secondo hack, labbra, non ho ben capito perché, ma mettono un coso un fioc e poi applico un rossetto liquido. Come rossetto liquido userò il Lingerie XXL nella colorazione Strip Down 05. Proviamo. No, rimane questo punto qui vuoto. Non capisco il senso. Bocciato. Cioè, non ha minimamente senso. Questo colore invece è bellissimo. Mi piace troppo. Veramente stupendo. Boh, raga, voi avete capito come mai? Vabbè, ultimo prodotto.
Il fat oil è letteralmente uno dei prodotti che uso di più, proprio perché va sia a colorare leggermente che a nutrire le labbra, che a lasciare l'effetto un pochino lucidino, ma senza ungere o comunque avere l'effetto appiccicoso. Ci sono tantissimi colori, faccio vedere i miei preferiti. In realtà si possono usare sia così sulle labbra direttamente che con una matita per avere un effetto un pochino più definito, ed è il mio metodo preferito, ma adesso vi faccio vedere una veloce carrellata di tutti i colori. Questo è lo 02 Missed Call, molto bello. Naturale, un rosina super super cute. 06 Follow Back è tipo un caramellino con dei brillantini all'interno. Questo è uno dei miei preferiti. Eccolo qui, è leggermente colorato ovviamente una volta sulle labbra. Un altro dei miei preferiti, lo 05 News Feed, perché è rosso e quindi ravviva un pochino le labbra. Supermodel è un fucsia con all'interno sempre brillantinini. Molto bello, anche lui. 01 My Mane ed è un classico trasparente che sta sempre bene con tutto. E infine ho lasciato il mio preferito per ultimo, 08 Status Update, che è un bel marroncino, un pochino più intenso rispetto agli altri colori. Mi piace tantissimo, anche con la matita lui bellissimo. Qual è il vostro preferito? Scrivetemelo giù nei commenti. Questo quindi è il look terminato, super estivo, veramente fresco. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di questi hack, se li seguite, se invece proprio non ve ne sbatte niente. E nulla, vi lascio tutti i link dei prodottini che abbiamo utilizzato giù nell'info box, proprio perché secondo me sono prodotti davvero per questa estate. Fatemi sapere se li avete già provati, cosa ne pensate. E niente, spero che questo video vi sia stato utile. Io vi mando un bacione gigante, ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Bye bye!